Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Nio 2. Bene, andiamo a fare il bosso della zona. Come che se lo faccio senza spaccarmi le cossie, volevo fare una cosa sbarona. Ho fatto una cacata atomica, beh, sono contento, va. Salve, lei non mi piace per un cazzo, sai, io quasi quasi farei così. Non ricordo, mi sembra che sia debole al fuoco, però adesso proprio non mi ricordo. Ecco qua, farei così. Ecco, l'acqua non è debole, però insomma. Facciamo fulmino. Questo vai, non gli ho fatto un cazzo. Oh poverino, mi dispiace, si è fatto male. Eccoci qua, adesso gli prendo un attimo da dietro, così giusto per fargli capire chi comanda. Poi ci facciamo una bella sbaccarata così per questo. Ecco qua, e poi facciamo una bella fulminata. Ok, facciamo anche così che è bello, va. Questo poi si è fatto male. Che cazzo, è già morto. È durato poco. Vabbè, ho trovato una chiave arrugginita. Che cazzo, un po' d'olio però, eh. Eccoci qua. Tutte queste chiavi arrugginite non le mettono mai a posto. Non è che sono chiavi, non è che sia così difficile. Qui si apre? Sì, si apriva. Ok. E possiamo... Oh, cioè, boh, si rompono tutte queste panche. Che bello. Ok. Perfetto, adoro quando si rompe qualcosa. C'è qualcosa, ma in sto caso non c'è un cazzo. C'è una porta. Eccola qui. Benissimo. Ah, questa è quella da fuori. Perfetto, abbiamo aperto tutte le porte. Sono contento, va. E adesso andiamo. Andiamo che apro l'altra, perché se non l'apro facciamo poco. Ah, questa si sfonda. E quindi che cazzo devo fare? No, chiedo, perché non è ben chiaro. Sono arrivato fino a qui per sfondare le cose. Beh, è una cosa positiva. Non, le sedie, io ho rotto tutto, però non c'è un cazzo, beh, fa piacere. Quindi io proseguo per la linea principale, che è di qua. E c'è ancora un mob? Come è possibile che io abbia lasciato qualcuno? Qua. Boh, sarà sui tetti. Ah, quello là che era caduto, giusto. Ok, andiamo di qua, a sto punto si aprirà, eh. Ok. Aperto. Oh. E qui dove si va? Sta nelle scale. Ah, ho capito. Ho capito che non ho capito un cazzo perché non mi ricordo. Vabbè, non importa, tanto non si poteva fare altro. Scusate, ma è importante perché se esce qualcosa di buono lo voglio prendere. Una freccia e una pietra. Beh, non era troppo buono, però va bene lo stesso. Salve. Ah, non è Anzo. Ujisato, ok, molto piacere. Ascia boy, mi ha fatto sentire la scella. Ok. Beh, sì, mi piacerebbe tanto averne altre, se possibile. Comunque per questa possiamo fare tranquillamente l'altro scenario, che c'è il boss da subito, che vi ho fatto vedere nello scorso episodio, quindi insomma sì. Ok. E siamo a posto, abbiamo finito anche questo, dai. Molta scioltezza, senza morire, non mi ricordo, sono morto, però poco importa. E almeno abbiamo fatto, vediamo un po' cosa fare adesso, accidenti, se si è sbloccato qualcosa. Mi date le cacate. Karamono Katatsuki, ma che cazzo è? Nuclei d'anima, nell'efficienza dei nemici, questo è di base, non ci ha dato un cazzo di niente, vabbè, pazienza. Allora, cosa c'è da fare? Questa finalmente si è sbloccata. 75. Un'arena. Che bello, non vedevo l'ora. Mamma mia, ci sarà da fumare qui. Questa è l'arena che c'era anche nell'uno, che c'era il tipo velocissimo. Chissà chi ci sarà adesso. Un tipo velocissimo, che domande. Sì, sì. No. Così siamo a posto. No, no, non mi sparare, ragazzi. No, no, non hai capito un cazzo. Si fa così, guarda. Ostia, poi. Una miseria. Adesso però tocca a me. Perfetto. E adesso facciamo così. Ma la miseria, ma sei proprio una sega. Ostia, poi sei stato bravo. Vediamo se il fuoco fa qualcosa. Quasi niente. Vediamo se il fulmine fa qualcosa. Decisamente un cazzo. Mi spiace, sa, niente di personale, ma sto morendo. Porca miseria. Ma che solo che muoia e siamo qua. Sei stato bravo, eh. La miseria, niente più, adesso ti faccio vedere io come si fa una brite, eh. Insomma, sono delle seghe, questi qua. Ovviamente la cassetta degli attrezzi è piena, degli attrezzi, insomma, dei cosi. Allora, vediamo un po', cosa do via.
Bianco, 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 bianco. Se vuoi quanta roba bianca abbiamo, c'è boia. Meno male che la fortuna, eh. Meno male che l'ho messa alta. Ok. Shiden, molto più forte, rimosta ka? Nani? Soregashi wa mada wako goza. Non è che sono forte io, che sei Sega te, è diverso, eh. Bisogna dirlo. Ok, andiamo avanti. Sì, beh, è stato più veloce di quello che pensassi. E un altro boss è fatto. Bene. Tu cosa mi dai? Poco, niente. Vediamo quanto è la nostra arma. Non è ancora al massimo. Dovrei fare sui 700, forse poco più. Beh, non male, direi che siamo a posto. Vediamo se c'è qualcos'altro. Poi ci guardo off camera, non vi voglio annoiare troppo. E quindi io andrei alla prossima zona. Guardiamoci la cazzi. Qui ni ore tachi no shiro ga tatsu. Medetai yo na. Kore mo reiseki no okage tte yatsu ka. Demo ここにだけはどうも恵まれんようだ。これがあの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。うわっ、くそ、笑える、笑えるよな。だよな。あやかしのお前には分かんねえか。sappiamo già cosa succederà, vero? Lei è preoccupata, ovviamente. Già, va bene, siamo nella zona nuova, vediamo cosa ci attende. Interessante, in segreto, chissà per dir cosa. Ok, è nuova zona. Sì, un regno di un'altra città. Ma qui venuto i signori dei daimyo che si sono uniti a Oda. E quindi Nobunaga Nobunaga-sama-no tenka-tori mo chikai. Hideyoshi-gun no reiseki to ayakashi no chikara, honryo haki to iko. Abbiamo ottenuto anche un castello, penso a te. E quindi dobbiamo, capito, sarà dura, eh? Vediamo un po' cosa ci aspetta. Ce ne abbiamo solo una, quindi faremo quella. Stavo pensando, vabbè, dai, proviamoci. E vediamo. Oh, ciabai, quanti kodama sono? 3, 6, sono 9. Oh, ciabai, sarà divertente non trovare nessuno. Non puoi iniziare questa missione, poiché il numero degli oggetti, ovviamente, mi sono dimenticato. C'era qualcosa effettivamente che volevo fare, però non mi ricordavo. Allora, fai offerta. Facciamo offerta. Stavo pensando se venderli, perché ho messo molti punti nella vendita e siccome ho speso un sacco di soldi, ce ne serviranno altrettanti. Fare l'offerta ci fa solo livellare. 200.000 Amrita, quanto ci vuole per fare un livello? 145 ancora, quindi io andrei dal fabbro, tanto quelli li facciamo. Allora andiamo, compra e vendi. Forse c'è un testo, ok. Di attrezzi addirittura.
Ah, il vaso giusto che avevamo preso nello scorso episodio. Allora, vado in vendi e dovrei... 73. Tutto l'equipaggiamento, compreso le spade. Dovrei poter vendere a 445.000. Ci riprendiamo quasi tutti i soldi spesi e sono contento. Vai. Allora, il livello massimo di familiarità con alcuni degli equipaggiamenti... Che non è quelli che ho addosso, spero. Vediamo. No, quelli lì, quelli che ho addosso me li ha tenuti. Meno male, adesso sono contento. Dov'è la mia spada? Sembra sì. La mia spada, eccola qua. 77 più 1, meno male. Ok, dai, sono contento. Abbiamo fatto un bel po' di soldi. Ed era anche ora. Te ci hai dato qualcosa? No? Tutti i soldi che... Ah, perché ho venduto? Beh, dammi qualcosa. Vedete, fatto sulla vendita 6 su 10. Certo, più ne altro lo portiamo, meglio è. Insomma, adesso possiamo iniziarla. Vai. Iniziamo pure, a meno ci siamo svuotati, perché insomma eravamo parecchio pieni, 601 addirittura. Anche i nuchi li ho un po' scremati, ne ho tolti una cinquantina, forse anche di più, almeno siamo a posto. Andiamo un po', ecco. Da chi c'è? この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落として御覧に入れます。よし。おい、聞いたろ。秀の字行くぞ、ほら。来い。うん。え、パピオ。 いつもながら厳禁なやつよ。小谷での働き、一に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは。お主は何を求める？Salve. あやかし霊石、その全てを御してこそあまねく天地に落道しけよ。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。しかれど、ウヌの青き瞳にはその定めに逆らう力ある。 万里の波涛を超えるがごとく、この信長の野望とともに陣地の果てを超えられよ。うん、interessante. Salve, lei è molto bello, sa? こう、背負えるとはな。 お主の背にあるものが褒美じゃ。 Cioè lui si separa così dal suo spirito? Cioè, che generosità. Ma l'ha scelto lui o... Cioè lui, egli? O, oppure l'animalo di andare con lei, con noi, insomma. Non so che idee, qualcosa, insomma... Vorrei vedere a che appartiene. Oh, salve signorina, lei viene con noi, ma non ci credo proprio. Tanti saluti. Il santuario, che voglio vedere lo spirito, grazie. C'è un cazzo, vero? Qui c'è lei, perché ho anche percezione di nemici o amici. Tu mi dai qualcosa? Sì. Non ho letto, ci dico. E poi anche volevo qualcosa, sei diventato un po' avido, sai? Allora, vediamo un po' questo spirito guardiano nuovo. A che cosa appartiene? Cambia spirito guardiano. Dunque, era quello con... Peccato che non me li faccia vedere con la Y come nuovo. Era quello panteroso. Se lo trovo, questo. Ah, Yobishin, dunque, vediamo un po', ma c'è boia,
bonus danno banalità, può essere buono come no. La metà di Akali brutto. È brutto. Andiamo a perdere danno di colpo di grazia. E poi vuole qualcosa per fare altro. Cura alterazione di stato e carica. Adesso questo qui ci penso. Mi interessa, però ci penso. Va bene, andiamo avanti. Scusate se ho perso un po' di tempo, ma andava fatto, no? Allora, abbiamo due strade. Quella sarà chiusa, tanto è ovvio. Perfetto. Apro. Non ho visto quanti oggetti abbiamo. 93, cioè li ho venduti tutti. Sono rimasti i nuclei. Va bene. Vediamo cosa c'è qui dentro. Se si apre. Oh, ma si apre tutta l'altra parte, poca miserica. Che cazzo. Qua si fa? Si va? Sì. Si va. Si va a cacare. Si è fatto male? Poverino, quanto mi dispiace. Sì, adesso lei... Non sapevo che... chi è lei? Non ti permetto. Perfetto. Andata. C'ho poco chi. Devo fare... C'ho un talento che mi aumenta di 10 chi. Dopo quando lo prendiamo il punto lo metterò. Perché mi interessa parecchio. Praticamente aumenta di 10 chi se abbiamo come arma primaria il faccione. E noi ce l'abbiamo. Abbiamo solo quella. Quindi insomma direi che è più primaria di così. Ok. Vai. E questa l'abbiamo aperta. E così siamo a posto. Poi, di qua non c'è più niente. Guardiamo bene, va, perché insomma la roba è facile da perdere. Ok. Questa è lei, questa è lui. Ok, possiamo andare, dai. Andiamo pure. La strada era questa. E vediamo un po'. Prendiamoci quello che ho lasciato indietro. Andiamo sul ponte. Normalo. Qua. Ok. E adesso c'è un bel po' da fare. La strada più breve per far cacate qual è? C'è niente qua, eh? C'è qualcosa. Non un nemico. Per fortuna niente, ho dovuto sudare per averlo. Abbiamo percezione di nemici. Almeno vediamo chi c'è, insomma, dove c'è. Dammi c'è, aspetti un attimo, va. C'è boia, ma lo divertiamo, eh. Stabilite. Aia, c'è boia. Adesso arrivo, Ecco qua. Arrivate, non vi preoccupate, vi sto aspettando. Sì. Perfetto, è andata. Tanto che loro vengono con calma, non prendiamo tutto, non ci lasciamo scappare niente. Ok, andiamo avanti. Ah, ma lei è andata indietro, non si fa così. C'è qualcuno che mi sparerà, vero? Eccolo, l'ho visto. Ho sentito l'allarmo. Che cazzo. Ok, uno l'ho parata. E ci siamo quasi degenerati. Salve, lei è molto bello, sa? Ok. Questa è andata. Uscia boy, mi ha fatto prendere un cazzo di colpo. Eccoci qua. E siamo a posto. Poi vediamo di prendere un po' tutto. Questa sarà chiusa, ovviamente. E non siamo a posto. Dai, adesso la apriamo. Dall'altra parte, vero? Vediamoci. Chi è? C'è qualcuno? Non lo vedo. Uscirà. Poi c'è una scala. Che bello. Ho preso un bo, qui mi ricordo che era un bel casino. Adesso ci salutiamo, adesso non faccio video troppo lungo. Non va bene. Chi è? L'aiuto io, signoro. Ok, andata. E questa è andata. Oh, salve. Lei è molto bello, sa? Ok. Io aiuterei anche il signore qua, che poverino, se no si sente solo. E adesso facciamo così e così. Salve, lei è stato un vero piacere ucciderla. E qua dovremmo essere dall'altra parte. Ovviamente, adesso ritorna. Qui c'è l'acqua, qui si cade e si muore, mi raccomando, non facciamo cacate, che non è il caso, ma esattamente. Quindi siamo dall'altra parte, esatto. Ok, apriamo. Perfetto. Ottimo. E qui siamo nella scala. Benissimo, ho fatto tutto. Adesso sono contento. Oh, ciao boia. Mi hai fatto caccare in mano.
Cioè, si fa così, eh? Qui ce n'era uno che era veramente ingiuzzato. Aspetta, magari. Shabai, che cazzo. Sì, ma io mi sono protezionato. Ok. Aspetta. Lei non mi è piaciuta per un cazzo, però adesso facciamo così e siamo a posto. Shabai! Troppo forte. Ok, curiamoci. Curiamoci, grazie. Brava, lei è molto intelligente, sa. Oh, sciaboia. No, non hai capito. Un cazzo. Sciaboia. Vaffanculo. Insomma, però, eh. Ok. Io me la ricordavo che era un dito in culo questa. Ok. Apriamo e siamo a posto. Oh, cacchio. Oh, boh. Fly. Siamo a posto, lo. Vabbè, dai, ci salutiamo qua, ragazzi. Se non faccio un video troppo lungo come mio solito, vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie, di fammi appunto sapere cosa ne pensate. E per adesso vi saluto la Shiva. Ciao ciao!